Buongiorno a tutti, care concittadine e cari concittadini. Anche oggi facciamo due parole per quello che riguarda l'emergenza coronavirus. I casi purtroppo sono 8, ne abbiamo 3 in più di casi di contagio rispetto a ieri, che sono stati contattati, un concittadino ricoverato all'ospedale, gli altri due sono in isolamento domiciliare. Nota positiva è che i casi precedenti, come ho detto ieri, alcuni stanno già molto bene, quindi vedete che si può anche guarire, ci vuole il suo tempo, però insomma queste sono note positive, dobbiamo essere tutti contenti. Invece sono meno contento del fatto che c'è ancora qualcuno che non rispetta le regole, tanto è vero che stamattina proprio la nostra polizia locale ha denunciato 3 concittadini, proprio perché sono stati trovati a bivaccare nel capoluogo, no? Non rispettando la distanza di sicurezza e naturalmente senza nessuna giustificazione, senza motivazioni valide. Ecco, queste cose non devono succedere. Dobbiamo attenerci alle regole, dobbiamo rispettare le distanze di sicurezza, evitare assembramenti, distanze di sicurezza che vanno rispettate non solo quando andate a fare la spesa ai supermercati, dove mi dicono che a volte insomma non si dà il giusto valore, però la situazione è migliorata, quindi la distanza almeno di 1 metro, e munirsi di mezzi di protezione individuale, le mascherine, no? Ma le distanze vanno anche rispettate, le regole, quando si va in isola ecologica, pur essendoci cartelli, entrando uno alla volta, però in isola ecologica ci si va per vera necessità. Una domanda che vi faccio: è necessario portare, visto che adesso si fanno gli sfalci dei giardini, no? L'erba in isola ecologica è una cosa necessaria? No, non è assolutamente necessaria, perché possiamo fare lo sfalcio, fare il mucchietto dell'erba in un angolo del giardino, nel giro di 3-4 giorni si trasforma in concime e possiamo concimare le piante del nostro giardino. Quindi recatevi all'isola ecologica solo per necessità. Poi oggi è la festa del papà e quindi volevo, a nome mio personale, dell'amministrazione comunale, di tutto il consiglio comunale, augurare una buona festa del papà e fare gli auguri a tutti i papà concittadini, sia quelli e soprattutto a quelli che lavorano in prima linea, ai papà medici, paramedici, a tutti i papà che rappresentano le persone che danno assistenza in questo grave momento e difficile ai malati, ai papà che lavorano nelle case di riposo, ai papà che delle forze dell'ordine, ai papà della protezione civile, a tutte quelle persone che sono in prima linea per fronteggiare questa emergenza rischiando anche la propria salute. Grazie, auguri a tutti anche gli altri papà che hanno la fortuna di essere a casa e poter giocare con i propri figli. Approfittatene di questi momenti di restrizione per stare insieme ai nostri ragazzi, per giocare insieme a loro. Oggi auguro a tutti i papà di tornare bambini insieme ai loro figli. E con questo, cari concittadini, vi saluto. Teniamo duro, lo ripeto tutti i giorni, e ci sentiamo per un aggiornamento domani, e speriamo che sia un giorno migliore e che i vostri